Buongiorno, oggi vi propongo in vendita un appartamento di 160 metri, sito a Pavia e più precisamente nella frazione di Fosso Armato. Frazione di Fosso Armato che comunque chi decidesse di andare ad abitare lì ha bisogno della macchina, quindi deve dipendere per forza dalla macchina. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale di YouTube per rimanere aggiornati sulle nuove offerte. Bene, ora diamo un'occhiata all'immobile. Perfetto, eccoci qua. Allora, si tratta di un appartamento ideale per una famiglia numerosa. Abbiamo il soggiorno, la cucina abitabile per un bel po' di persone, tre camere da letto e due bagni, una stireria e un terrazzo di 40 metri. Allora, abbiamo questo ingresso semi-indipendente, sulla destra avete visto una porta che dà accesso a un monolocale che non si vende. Ok, adesso saliamo da questa scala qui e cominciamo a dare un'occhiata all'appartamento. Diciamo che qua problemi di spazio non ne avrete più. Vabbè, questo è il soggiorno. Voi ovviamente dovete immaginarvelo completamente arredato e anche ristrutturato perché la costruzione ha 40 anni di vita, quindi ovviamente un qualcosa è da ristrutturare. La particolarità di questa casa sono due cose. La prima è questa, è questo soppalco, che comunque è un soppalco particolare che fa scena, ovvero se dovessi comprarla io, questa abitazione, questo soppalco qua lo utilizzerei un po' come locale relax, ovvero non so se devo tenermi la PlayStation, la metterei qua, soppalco che dà direttamente sul soggiorno. Poi, particolarità anche del soppalco è che l'altezza sarà di 1,80-1,90. Io sono alto 1,70 e riesco a stare praticamente in piedi senza dovermi abbassare, anche facendo questo piccolo gradino qua. Ok, poi lì c'è una sorta di nicchia che potrebbe essere utilizzata, non so se io ci metterei delle mensole. Perfetto, adesso stiamo attenti alle scale e andiamo a dare un'occhiata al resto della casa. Ah, ecco, piccolo accorgimento, un bel corrimano per, diciamo, non cadere e non spaccarsi tutto è sempre molto utile. Ok, vabbè, ovviamente questo appartamento è molto luminoso perché di fronte non c'è niente. Da direttamente sulla statale che poi porta a Pavia. Questo immobile ha anche due ripostigli. Il primo è questo qua che avete visto che è sopra dove c'è il soggiorno. E adesso andiamo a vedere diciamo l'altro pezzo della zona giorno che è la cucina. Questa cucina qua è immensa, sono 25 metri quadrati di cucina. Tranquillamente 12 persone ci possono mangiare. Quindi immaginatevi, non so, le feste comandate tipo Natale, Pasqua, una bella tavolata lunga e 12 persone ci stanno tranquillamente senza star strette. Poi abbiamo questo terrazzo qui che è di circa 40 metri quadrati. Io com'è che me lo immagino? Me lo immagino con diciamo dei vasi, con diciamo delle piante, quelle sempre verdi, in modo tale da renderlo un pochettino più intimo. Poi potete metterci l'impossibile, ovvero dondolo piuttosto che tavolino con le sedie, sdraio, eccetera, eccetera. Quindi è un bello sfogo per rilassarsi. Ok, adesso vediamo il secondo ripostiglio che è in alto dove c'è la cucina.
andiamo a dare un'occhiata alla zona notte. Beh, classica zona notte, hai tre camere da letto ampie. La zona notte non dà direttamente su strada, quindi potete dormire sonni tranquilli. Infatti, dà su questo tetto. Allora, non è Eternit, ma sono onduline, mi ha detto la proprietà. Ok, proseguiamo con la zona notte. Ecco, questo qua è una stanza di circa 6 metri quadrati che potrebbe essere utilizzata in due modi, ovvero o come locale stireria, perché ovviamente se uno ha la famiglia molto grande, comunque un po' di cose deve fare, tipo stirare vestiti, oppure utilizzarla come studio. Ok, questa qua è la seconda camera da letto. La prima e questa qua che vi ho fatto vedere potrebbero essere quelle dedicate ai figli. Ok, adesso diamo un'occhiata al bagno. Dove ho indicato prima, volendo, cos'è che si può fare? Si potrebbe aprire un'altra porta e dividere i due appartamenti se per voi questi qua sono troppo grandi. Ok, questa qua invece è la camera da letto padronale, camera da letto padronale, che anche lei dà sul retro. Gli armadi, se avete degli armadi grandi qua non c'è problema. Poi abbiamo questo antibagno che lì facendo un armadio su misura potete mettere ad esempio, non so, salviette, tutte queste cose qua dedicate al bagno. E poi questo qua è il bagno della camera da letto matrimoniale, che comunque è completamente da ristrutturare.